Allora, dal salotto non criminale, super impare, che vi sta il solito a parlare e si sta facendo due coglioni così, a dirvi sempre le stesse cose, però che devo dire? Perché? Fino a quando non sentirò qualcosa di diverso, le mie orecchie non sentiranno qualcosa di diverso, di differente, e i miei occhi e le mie orecchie non sentiranno qualche cosa di differente. Come posso, dico, pensare a qualcosa di diverso? Sono questo. Abbiamo i nostri sensi, abbiamo il nostro modo di ragionare. Ehi, non ti faccio i calzini di papà. Smandelli nei calzini. Allora, come posso pensare a qualche cosa di diverso se io sono questo? Le mie orecchie non sentono verità. I miei occhi, a me dispiace. I miei occhi la stessa cosa. Mi dispiace. Ma purtroppo penso che questo mio zio andrebbe messo tipo all'ergastolo o qualcosa del genere. Non so in quali strutture, in quali cose. Perché? Perché facendo questo tutte le altre persone associate, anche non associate, ma comunque che hanno potuto inzuppare il loro biscottino, la loro mentalità, il loro pane, le loro stronzate, e si sono accodati. Invece, mettendo questa persona alla gogna, se lui se lo merita, oppure andasse a confessare, a dire qual è la verità, anche perché è da codardo, perché poi per questo pagano poi i figli, pagano le persone, pagano gli altri. Perché non vi prendete le vostre responsabilità di quello che avete fatto? A me dispiace perché gente, io sono un sentimentale di merda, un siciliano, no? Si è scaricato qualcosa. Allora, dicevo, io sono un sentimentale, un siciliano di merda. Pagare nel senso, anche economicamente, anche se non per forza con la violenza, ma sempre violenza è, perché pagare delle cose che hanno fatto altre persone solo perché sono, insomma, ci sono tanti modi di essere violenti. E penso che i peggiori modi non sono solo quelli fisici, ma sono quelli che prendono la mente, il corpo, il fisico e soprattutto le motivazioni di altre persone. Comunque, lasciamo stare tutti questi discorsi che già li sapete perché non l'ho fatta io l'acknowledge. E lui si sta dimostrando come un pecorone, come tutte le persone che non dicono la verità, perché fanno pagare ad altri poi, in qualunque modo ciò succeda. Lo sapete, non l'ho inventata io e neanche gli altri. Ora, l'argomento è il medioevo tecnologico, questo in cui viviamo, che tutti si sentono tutti esperti, come si dice da noi, no? Esperti, capaci di qualcosa, ma è il medioevo tecnologico. Medioevo tecnologico perché? Poi ve lo scrivo qua sotto perché il discorso è troppo lungo e ancora non lo so neanche io, quindi. E manco loro, e questo è il fatto, però loro pensano di poterlo sapere. Ok? Il medioevo tecnologico.